Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di proteine animali vegetali, in particolare la carne rossa e i legumi, e ne vedremo appunto le caratteristiche secondo la nutrizione energetica. Per quanto riguarda la carne rossa, possiamo dire che è un alimento molto caldo, un alimento considerato estremo, dalla, medicina cinese, per cui dovrebbe essere assunto occasionalmente. Perché appunto aumenta i livelli di adrenalina e l'aggressività, infatti era consigliato appunto per andare in battaglia. E questo alimento, appunto la carne rossa, porta appunto un grande calore all'interno del nostro corpo, quindi a lungo andare potrebbe portare squilibrio interno. Ecco perché appunto va assunta occasionalmente. Tra le proteine vegetali invece abbiamo i legumi a differenza della carne rossa non riscaldano, anzi tonificano e depurano, quindi hanno questa doppia capacità di nutrire il nostro corpo ma allo stesso tempo di depurarlo dalle scorie. Ecco. Entrambi questi alimenti non sono tanto amati dalle persone un po' con la testa fra le nuvole, perché? Perché radicano, portano nella materia, cioè tirano un po' giù la persona che sta sempre con la testa tra le nuvole e la riportano nella realtà di tutti i giorni, nutrendo appunto la parte più materiale. Parliamo più, diciamo, di più delle carni bianche o dei legumi, non tanto appunto della carne rossa, ma perché, come abbiamo detto, andrebbe, diciamo, assunta sporadicamente. Ecco. Però appunto anche le proteine, in quanto alimenti, molto materici, hanno proprio questa caratteristica di radicare le persone un po' più sognatrici. Ecco. Ecco, possiamo quindi, abbiamo quindi una vasta scelta anche fra i legumi, ma di questo magari ne parleremo in un altro video. E niente, io spero che questo piccolo approfondimento sulla, le caratteristiche energetiche di carne e legumi sia stato interessante. Se avete dei dubbi, delle domande, potete scrivermeli nei commenti. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!